Senti, coso, ma dov'è quell'app là, delle fotografie, quelle cose là, dove Quello sono? è un computer! Che computer di merda. Signori, salve a tutti! Adesso, oggi vi spiego come usare le app di Android, del nostro Android, sul nostro computer. È facilissimo e lo consiglio come una videoguida precedente su come usare Android sul nostro computer. Anche questo è come se fosse Android in una versione più diversa e la potete far usare anche a persone che non sanno dove mettono le mani. Quindi trasformate il vostro computer in un Android, chiamiamolo così. Ma soprattutto l'interazione con le app qui è fantastica e formidabile. Si chiama Start Blue Task. Blue Task. Come cazzo si dice? Allora, sotto in descrizione troverete un link che vi rimanda a questo sito. Va bene? Scendete giù, cliccate da download e scaricate il programmino. Va bene? No, non vi spiego passo per passo, se no, ripeto sempre. Se non è cavolo del vostro sapere andare a cliccare su download, non fate niente più. Ok, una volta fatto questo, scarica, vedete, il file. Ci cliccate due volte, va bene, e lo installate. Automaticamente appare quest'icona qua. L'avviate. Visto che è sempre su base Android, come ogni primo accesso a dispositivi Android, chiede se avete un account Google. Ma visto che stiamo parlando su YouTube, parecchi sicuramente avranno un account Google, perché chi non lo sa ancora, YouTube e Google sono la stessa cosa e fanno parte della stessa ditta. Si chiama la ditta. Quindi chiedo un account Google. Come ogni cellulare, in poche parole, fate i primi passi, i primi collegamenti. Dopodiché potete avviare il vostro programma. È stupendo, è fantastico. Un'altra manna dal cielo che ho trovato su internet ed è stupenda. E voglio che tutti lo sappiate e che lo usate, perché è veramente stupendo. Eccolo qui, è partito. Solo app di tutte le maniere, giochi su giochi su giochi e anche altro. Infatti io ho già fatto qualche piccola prova. Innanzitutto, queste non sono tutte le app installate. Logicamente, se volete un'app, ci cliccate di sopra, oppure more, vedete, eccetera eccetera. Se volete cercare un'app in particolare, ecco, io già ho messo Facebook, non mi ricordo se c'era, pagina di Facebook, Opera, c'era già Twitter per esempio. Se vogliamo cercare un'altra app, che dobbiamo fare? Andiamo su cerca. Va bene. Ah, prima che mi dimentico, per i più pignoli, perché c'è sempre il più pignolo dove l'ho presa, ecco qua, impostazioni. Qua andate in impostazioni e vi divertite, opzioni di sistema, guardate, forza rendering GPU. Con un computer, comunque, e soprattutto con il mio computer, andiamo su cerca e scriviamo sexy. Eccolo qua. Ah, bellissime queste signorine. Abbiamo il Play Store di Google, stupendo, bellissimo. Vi ricordo sempre che dovete collegare il vostro account Google per fare questo, è come se fosse un cellulare, in poche parole. Andiamo nel nostro home ed è semplicissimo, è facilissimo. Gestore delle app, delle pagine, chiedo scusa, delle pagine, e carica una delle mie pagine di proprietà mia. Ah, ecco, l'ha caricato, combinazione. No, l'ho preparata, non vi preoccupate. Una delle mie pagine su Facebook è Sex Anime Girl. In caso andate, fateci un giro. Va bene, e ce l'avete come se fosse, però in questo caso è enorme, come se fosse un tablet, un cellulare versione davvero enorme. Infatti, come state vedendo, è la visualizzazione classica delle cose, a stile cellulare. La stessa cosa, Facebook si collega, il tempo di collegarsi su Facebook, comunque oggi la mia connessione va veramente male. E dai, collegati, cazzo. Vai, dai, ok. Vedete, c'è anche il mio account personale su Facebook.
Eccola qua, una delle mie ultime cose create sulla pagina. In caso mettete... tra parentesi c'è... Non solo funziona lo scrolling della rotellina del mouse, ma funziona anche come touchscreen. In poche parole, il vostro dito indice, come cliccate sullo schermo di un cellulare, di uno smartphone, funziona nella stessa maniera con il vostro mouse. Eccolo qua, come sono bello. Stessa cosa, per esempio... Una cosa che ho detto, ecco perché vi ho consigliato in caso, le persone che, come ho detto in un video precedente, devo andare a controllare quell'email che mi è arrivata sulla posta di Tiscali e devo andarla. E avete paura di dare a queste persone, non tanto affermata, proprio così, nel campo informatico proprio, gli volete dare il vostro computer che ci tenete tanto, accendetegli questo, o l'emulatore di Android, o questo. Basta installare l'app, in questo caso. Opera, va bene, e siete su internet. E qua ho caricato, come si vede, che ho preparato le cose, perché è normale che bisogna un pochino, un minimo di preparazione senza cadere nella beceralità di alcuni youtubers. Eccolo qua, siamo su internet e siamo sul mio canale. Di nuovo 2098 iscritti, perché l'ho fatto dopo quell'altro video, in poche parole. E qui abbiamo... guarda come lo scrivo, Google. Ok. Per parecchio ancora si dice Google, non si dice Google, ma Google, ricordatevi. Ok. Così con sé, ricorda la scelta, no, rifiuta, rifiuta perché tanto va bene. Ok. Qui in poche parole le persone, chi avete paura di dargli il vostro computer, che ha paura perché delle persone a volte ignoranti di colpo vi trovate pieno di immaginette stupide, pop-up di pubblicità, toolbar a destra e a sinistra, gli date questo e amen. E li fate felici e siete... Chiedo scusa, momento ruttino. E siete felici pure voi. Signori, un'altra manna dal cielo. E ripeto, come usare... E qua ci potete installare tutte le app che ci sono su Android. Le potete installare. Poi vi racconto pure un'altra cosa. Vi dico pure un'altra cosa. Vabbè, ve la dico adesso. Potete anche installare, qua incominciamo a capirci su alcune persone, le app APK. Direttamente le potete installare voi. Io in questo caso non lo posso dire perché questo metodo che si usa per installare le APK, la maggior parte si usano per, diciamo, app non pagate. Tipo alcuni per non pagare gli 89 centesimi che si meritano. Quelli di WhatsApp vanno a scaricare da internet l'app e poi usarla, che è una cosa che non reputo giusta, quindi vi posso dire solo che potete scaricare delle app a parte, va bene, pure che siete voi creatori di app, ma se siete dei creatori di app, di certo non state guardando questo tutorial, potete caricare delle vostre app. Più di questo non posso dirvi perché viene usato se no per scopi malefici che più che benevoli. Quindi abbiamo tutte le app, Instagram, Pulse, giochi come, ecco, Zombie Tsunami, Men in Black 3. Ok, finito. Una volta fatto questo, come si chiude? Vedete? Qui, rimpicciolisci, ichisi, chiudi. Finito. Qui abbiamo anche un'altra icona, dove sono, queste qua sono le icone delle app che abbiamo installato. Signori, più facile di questo è stupendo, un'altra manna dal cielo. Soprattutto per quelli che non vogliono che gli tocchino il computer perché gli fanno danni su danni a volte e ne sono geloso, soprattutto del mio fisso. Eccolo qua, un'altra manna dal cielo, un'altra benedizione proprio. Signori, vi ringrazio ancora, vi raccomando, queste guide qua per me sembrano fatte veramente, da pollice in su. Vi raccomando. Signori, io sono Vicious17, il vostro coccolino amoroso. Ti saluto pedifico.